Siamo qui con l'Autizi del CCCP, Beatrice nonostante fosse già retrocesse siete venute qua ad aprile a giocarvi la partita, non è assolutamente mancato l'impegno da parte vostra un finale di stagione dignitosissimo. Sì, ci tenevamo a concludere questo campionato nel migliore dei modi, non abbiamo portato a casa un punto neanche oggi, eh, però... Però ci tenevamo perché comunque sì è stato un campionato in cui molto spesso abbiamo raccolto meno di quello che, che meritavamo. E quando si retrocede le scuse servono a poco, per cui noi sappiamo dove abbiamo sbagliato, sappiamo che potevamo fare sicuramente meglio, e però comunque l'impegno non è mancato e, e anche all'ultima di stagione siamo venute in frasettimanale ad aprilia e ce l'abbiamo messa tutta. Bene, un ringraziamento da parte di Lautizio. Ma il grazie va a questa squadra, a questo gruppo, ai dirigenti, al Mister che ci hanno creduto tutti, non ci siamo riusciti, però sicuramente è stato un anno indimenticabile. Siamo qui con il mister Screpante e Mannella. Valentina, ti chiedo subito: ti sei tolta la soddisfazione di segnare? Addirittura oggi? Sì, anzi, sarebbe stata una doppietta, però l'arbitro ha visto il tocco della rete. Sì, alla fine è stato bello comunque segnare. E devo dire grazie anche al mister, perché sono di solito io sul quinto uomo difficilmente tiro in porta. Quindi, quest'anno è il mio secondo gol è su, col quinto uomo avversario, quindi è andata bene. Non solo gol, ti abbiamo visto anche aiutare la squadra in fase di uscita dalla pressione? Sì 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 alla fine il Mister comunque mi fa sfruttare anche il gioco mio con i piedi quindi comunque alleggerisco un po' lo scarico e l'uscita dal, dal pressing della squadra avversaria quindi sì, ha dato una, una, una buona mano e lo hai fatto molto bene, grazie Valentina. Grazie. Mister, ultima partita per prepararsi al meglio per questi per questi playout. Sì, è un peccato perché secondo me questa squadra non è una squadra che si poteva e si doveva, secondo il mio modesto parere, salvare direttamente dal campo, però dobbiamo giocare questa finale e la giocheremo dando il 100% fino all'ultimo secondo, insomma, cercando di portare a casa questa salvezza. Un invito anche ai tifosi per, per questo playout contro il Torre Nuova venerdì prossimo in casa. Sì, ecco, salvo complicazioni o variazioni da parte della, della federazione, noi giocheremo venerdì prossimo alle 21.15 al Meucci, quindi chiediamo a chi vuole sostenere queste ragazze, chi vuole sostenere l'ICORS eh, Aprilia Calcio 5 femminile, eh, l'unica squadra dell'Agropontino in questo momento in Serie C. E di venire a sostenerci venerdì prossimo. Quindi, eventualmente ci fossero dei cambiamenti, lo comunicheremo anche agli organi di stampa in modo da poter informare tutti. E volevo ringraziare i due mister che mi hanno preceduto in questa avventura in Serie C: il mister Racioppo Simone e, e Carlo, eh, oddio mi sfugge il cognome eh, di Pelletri. Insomma, due due bravissime persone, due grandi misteri che mi hanno fatto trovare un gruppo preparato sotto ogni punto di vista siamo riusciti a centrare questo play-out anche in merito loro, anche in merito di chi ha iniziato la stagione con questi ragazzi ma soprattutto in merito delle ragazze che sono rimaste fino all'ultimo qui con noi grazie. Senz'altro quindi mi serve un grosso in bocca a loro per questi playout. Crepi crepi, grazie